Economia europea di male in peggio. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Non ci sono questi titoli, no? Immagino in giro. Eppure io non mi vado a basare su quello che ascolto al telegiornale, ma sono andato a studiarmi tutta quanta una serie di grafici davvero rappresentativi e inequivocabili sull'attuale situazione dell'economia dell'Eurozona, quindi dove siamo proiettati, praticamente con una percentuale elevatissima verso la recessione. Ve lo andrò a dimostrare, sono dei numeri, sono dei grafici, non c'è così tanto da interpretare. È chiaro, l'unica discussione può essere sul futuro, quindi io posso avere delle mie teorie, ma tali rimangono e sono chiacchiere da bar nel momento in cui ci spostiamo nel gioco di andare a dire quello che accadrà in futuro. Però ho delle mie convinzioni molto forti e ve le voglio semplicemente motivare. Nella pur cosciente, voglio dire, di potermi benissimo sbagliare. Oggi la Lagarde ci ha detto che ci sarà una pausa. Quindi vedete, cominciamo a iniziare. Niente più aumento dei tassi, però ha anche affermato che non se ne parla, che è veramente prematuro andare soltanto a nominare la parola taglio, taglio dei tassi di interesse. E vi voglio raccontare in questo video perché non le credo. E non credo soprattutto, come ha detto, che non esclude che potrebbe addirittura aumentare ulteriormente il costo del denaro. Ieri nel video vi andavo a raccontare la situazione della Fed, lato America, quindi lì mi sentivo abbastanza sicuro per un prossimo futuro. Qui invece, lato Europa, ho quasi la certezza. Devo per forza mettere il quasi perché non posso prevedere il futuro, ma qui sono molto più convinto, perché mentre in America comunque abbiamo un'economia ancora forte, un PIL veramente ancora con i muscoli, qui non abbiamo più niente, ragazzi, e ve lo andrò ora a raccontare. Quindi vi auguro una buona visione. All'inizio vedremo 4-5 titoli di giornale, giusto così per inquadrare la situazione. Non voglio fare una rassegna stampa, ma mi serve per dimostrarvi alcune notizie, perché altrimenti me le sono inventate io, quindi almeno le vedete. Dopodiché passiamo a dei grafici, quelli sono molto più rappresentativi e non vi li mostra mai nessuno. E poi ci vediamo alla fine del video per le conclusioni finali e i saluti. Buona visione, iscrivetevi al canale e sostenete tutto quanto il mio lavoro qui sul tubo tramite un bel like. Buona visione. Yahoo Finanza, articolo di 2 giorni fa. Germania, crollo attività economica suggerisce recessione già ben avviata. Scorriamo verso il basso e scopriamo che l'attività delle imprese tedesche si è contratta per il quarto mese consecutivo a ottobre a causa della flessione del settore manifatturiero e dell'ulteriore calo nel settore dei servizi, suggerendo così che la recessione sia ormai ben avviata. Se noi andiamo a leggere un articolo di un paio di mesi fa, quindi appena più datato, ma davvero rappresentativo per andare a vedere, a visionare la fotografia dell'area europea e dell'Eurozona, guardate, anche l'Olanda è in recessione dopo Germania e Ungheria, nel secondo trimestre entra in crisi anche la quinta economia europea, male Polonia, Svezia e Finlandia, e qui vediamo un'Italia con un meno 0,3%. Anche il Regno Unito, e lo so benissimo, non fa più parte dopo la Brexit della nostra Unione Economica, però se la sta passando davvero male. Londra chiuderà il 2023 in calo e il quadro va peggiorando. È importante vedere comunque una nazione così rappresentativa, vicina a noi, con la sua banca centrale, con la sterlina e così via, che se la stia passando male. Interessante dal punto di vista economico e anche delle conseguenze, perché comunque è sempre un attore che partecipa all'economia, ragazzi. Questo è normale, no? E quindi vediamo poi l'Istat, 5,7 milioni di italiani in condizioni di povertà, è un articolo di Sky TG24. In Italia i poveri, veramente quelli veri ragazzi, in povertà assoluta, sono passati da 5,3 milioni del 2021 a 5,7 milioni del 2022. Vedremo nel 2024 quello che sarà accaduto nel 2023, ma vedendo tutta quanta la situazione odierna, credo che questo dato possa peggiorare o, se va benissimo, rimanere invariato, di certo non migliorare.
Ma veniamo a noi, nel senso, andiamoci a concentrare sulle parole della Lagarde, sull'intenzione della BCE e sul perché, anche se dicono che non se ne parla minimamente di taglio dei tassi di interesse, anche se viene quasi minacciato in maniera sottile, un ulteriore possibile aumento, secondo me non è proprio vero. Qui abbiamo la quasi certezza. Quindi sono ancora più convinto rispetto a quello che accadrà negli Stati Uniti d'America, ma perché vi andrò, ripeto, a sostenere il tutto adesso con dei grafici inequivocabili e nemmeno, anzi, ve li andrò a interpretare, ma ve li mostro perché poi così ognuno è libero di credere a ciò che vuole e avere le proprie idee, al di là delle dichiarazioni di un governatore di una banca centrale, perché molti numeri e dati non vengono mai raccontati. Bisogna proprio andare a sviscerare, a leggere settori, riviste specializzate, online o cartacee in ambito economico, finanziario. Ma se uno accende il telegiornale, se si informa così, non le scopre queste cose, non ha il quadro della situazione ben chiaro. In ogni caso, dopo 10 aumenti consecutivi dei tassi, la BCE va in pausa. La Lagarde, economia debole ma prematuro discutere del taglio dei tassi, non è detto che non alzeremo più il costo del denaro. Spostiamoci e cominciamo a divertirci, si fa per dire, con questi grafici. Allora, guardate come sta crollando l'inflazione nell'area dell'Eurozona, quindi sta sempre per fortuna indebolendo, ma ancor di più sta crollando quello che riescono a fare in termini di aumento dei prezzi le aziende, quindi proprio alla produzione, e vedete l'output prices, e quindi è in netta diminuzione. È chiaro che se va a diminuire questa situazione qui, ragazzi, vuol dire che le aziende non riescono ad addebitare costi sempre più alti ai propri clienti. Questo significa, ed è sinonimo di un'economia che di certo non va e non andrà verso l'espansione, anche se è normale stare verso il rientro perché veniamo da un'inflazione molto alta, quindi per un aspetto può essere positivo, però bisogna vedere se in realtà sia soltanto il rientro di un'inflazione, per fortuna, oppure se sia la bisaglia, proprio la classica bandiera rossa che ci va ad avvisare di un'imminente recessione. E io credo che sia così, ragazzi. O meglio, i grafici lo annunciano, poi non sapremo quello che accadrà e vedremo se riusciremo a scongiurarla. Guardate un po' la situazione. Con la linea azzurra vediamo la situazione del PMI Output Index e quindi ci si trova qui sotto lo 0, anche sotto il livello di 50, vedete qui. Significa che abbiamo una situazione di produzione industriale nell'area euro debole, quindi in un momento proprio discendente, di certo non espansivo. E vedete, si va ad aggiungere un altro tassello, anche l'input price index è in calo. E quindi poi se le aziende spendono di meno per produrre i loro servizi e prodotti, è chiaro che riescono anche a ridurre l'aumento dei costi dei loro servizi e dei loro prodotti. Questo è positivo, ma nel momento in cui, diciamo, la produzione è in difficoltà da mesi in mesi, abbiamo visto anche l'industria manifatturiera in Germania, quindi è in totale declino, in realtà sono delle combo veramente negative se si sommano le une alle altre, perché gridano recessione inevitabile. Guardate, qui sempre altri dati davvero interessanti. Andiamo a mettere in relazione quindi la debolezza dell'output index, quindi del PMI europeo, dell'Eurozona, e lo andiamo a mettere in relazione col GDP, col suo PIL. Quindi se la passa male, ovviamente tutto quanto lo stato produttivo, sia manifatturiero sia dei servizi, è anche normale e conseguenziale che il GDP, ovvero il PIL, praticamente sia prossimo allo zero in termini di crescita. E qui possiamo andare a vedere anche che il contributo è debole sia lato manifatturiero sia lato servizi rispettivamente, con la linea gialla e quella viola. Poi abbiamo diciamo, l'aggregato che è la linea azzurra, quindi la risultante dei due valori sommati. Altro dato veramente negativo sono i new orders by sector. Quindi sono 18 mesi, un paio d'anni circa, ragazzi, che i nuovi ordini sono in diminuzione, sia lato servizio sia lato manifatturiero. Secondo voi,
Che quadro è questo? È un quadro recessivo. Siamo andati sotto il livello 50, il quale ci va a identificare in un grave momento di difficoltà. Ed è il più importante da oltre 10 anni. E scusa qui la pandemia, ma non conta. Eravamo in lockdown, era tutto quanto chiuso, quindi è stata una situazione straordinaria. Messa la X là sopra, vedete qui abbiamo i dati fino al 2012 e adesso stiamo in peggioramento. E quindi questo si va a riversare anche sulla capacità di avere nuovi impiegati, nuovi posti di lavoro, più persone che lavorano nell'area euro. E siamo in uno stallo totale. In questo momento non è più in grado l'eurozona di aumentare i suoi impiegati, non stanno diminuendo, quindi non sta aumentando la disoccupazione, ma siamo in stallo totale e venivamo da una crescita, quindi siamo lanciati dall'alto verso il basso. Altro dato negativo, altro dato rappresentativo di un'economia sempre più debole, praticamente in recessione, ragazzi. Andiamo qui a vedere anche l'input buying and inventories. Quindi, ragazzi, qui stiamo vedendo le imprese che non comprano e non aumentano più le scorte. Questo stiamo vedendo essenzialmente. E sono dei livelli bassissimi. Guardate qui, livello 40, l'abbiamo visto giusto nel 2013. L'abbiamo visto nel 2001, nel 2008-2009 e sappiamo qui in questi momenti quale fosse la condizione a livello mondiale dell'economia. Spostiamoci anche qui per non farci mancare nulla. Beh, se è vero che tutti quanti i prezzi stanno crollando e quindi anche i nuovi ordini in arrivo, è vero che anche i tempi di consegna sono crollati. Quindi non c'è più la problematica di attesa, di mancanza di approvvigionamento come prima, è tutto quanto conseguenziale. Quindi questo sicuramente è un segno positivo lato inflazione, ma rappresentativo di nuovo di un'economia sempre più debole. Quindi non c'è tutta quanta questa fatica a evadere gli ordini come prima, ci credo, ne arrivano di meno. E quindi andiamo un po' a vedere lo stato dell'arte, interest rate. Quindi noi siamo abituati a vedere quelli degli Stati Uniti, o meglio, qui nei miei video vi vado sempre a mostrare quelli, ragazzi. E oggi invece ci divertiamo con la storia dell'euro. Vediamo un po', eccola qui la storia. Abbiamo raggiunto di nuovo un po' quello che è il picco storico e ora la BCE si è fermata. Secondo me non può proprio più permettersi di andare avanti. Le mie previsioni quali sono? Io credo che adesso qui si andrà a formare un tetto, stile qui 2001, e poi avverrà esattamente quello che accadde poco più di 20 anni fa. Cominceranno a tagliare i tassi. Perché lo dico? Me lo sto inventando perché spero, non so, che alcune mie posizioni finanziarie o magari, poi parleremo anche delle obbligazioni magari a lungo termine europee in un prossimo video, perché i discorsi possono essere anche connessi, possano crescere dopo che sono precipitati in borsa, cioè sono delle mie speranze, oppure voglio fare il gufo o l'uccello del malaugurio. No, ragazzi, è semplicemente perché vi ho mostrato, credo, 7-8 grafici in che andavano a identificare soltanto uno stato di recessione. In più tanti governi già stanno andando tecnicamente in recessione. Volevo farvi vedere qui la massa monetaria dell'euro, perché siamo sempre divertiti a vedere quella degli Stati Uniti d'America. Quindi sappiamo come abbiano immesso nel sistema trilioni e trilioni di dollari. È successo altrettanto per l'euro? Assolutamente sì. Guardate, praticamente dall'inizio degli anni 2000 ad oggi come si è cresciuta tantissimo la massa monetaria, come c'è stata un'accelerazione ovviamente nel 2020 e poi qui vediamo la vera prima grande pausa, il vero primo declino. La BCE non ha ovviamente la storia della Fed, quindi se noi sappiamo che la Fed non andava a diminuire il costo del denaro con questa forza ovviamente da mezzo secolo, la BCE semplicemente non l'aveva mai fatto e senza precedenti. E guardate, con tutto questo stimolo, ovvero con dei tassi così bassissimi, quindi con una politica sempre di tassi sempre più bassi, con l'immissione nel sistema di denaro, con una massa monetaria sempre più in aumento, sappiamo bene come, fatta eccezione per alcuni miracoli europei, ci sono stati dei paesi davvero che hanno avuto una bella crescita, eccetera. Ma in linea generale, per diciamo, l'area euro non è stata brillante come
gli Stati Uniti d'America, e poi ovviamente sono stati dei paesi che sono stati meno brillanti di altri. Eppure guardate quale sia stato il lavoro, cioè secondo voi il PIL è cresciuto come la massa monetaria? No, guardate qui che valori, cioè non è triplicato, non è quadruplicato il PIL negli ultimi 20 anni, ma la massa monetaria sì, per sostenere quindi la crescita di un'economia tutto sommato modesta, non così propulsiva, incredibile. Pensate ora senza questo stimolo, con dei tassi che viaggiano a dei livelli record. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi la vostra. Secondo me, qui si andrà a configurare lo stesso disegno nel prossimo futuro che abbiamo visto fra il 2000, 2001, 2002, quel momento lì. Spero non addirittura con l'intensità del 2008, perché altrimenti vuol dire che la situazione sarà veramente grave, ma forse anche questa diminuzione potrebbe anche essere quella più probabile, nei prossimi trimestri. Eccoci qui, giunti alla conclusione. Potrei sbagliarmi completamente. Cioè, io non faccio poi il tifo per la recessione. Vi ho voluto portare dei dati, ve l'ho voluto mostrare, ve l'ho voluto semplicemente condividere. E non è che sarà per forza un dramma, oddio, chissà cosa accadrà. Però, siccome qui siamo appassionati di finanza e ci piace raccontare l'economia, quello che accade, e andare poi ogni tanto anche a individuare degli strumenti che possono essere più o meno adatti a diversi contesti macroeconomici, all'interno dei propri portafogli o scommesse per il futuro, tra virgolette, sempre degli investimenti, ragazzi, non ci sono mai dei consigli finanziari, ma è chiaro che cerchiamo anche ogni tanto di passare dalla teoria alla pratica. Qui sul canale vi ho mostrato alcune mie scommesse, sempre tra virgolette, sono degli investimenti di lunghissimo termine e tutte quante le ragioni. Infatti, come vi ho detto, io voglio anche poi portare nelle prossime ore un contenuto, come ho già fatto per gli Stati Uniti d'America, voglio fare per l'Europa, su magari alcuni ETF, chissà, da poter prendere potenzialmente in considerazione per il futuro, laddove pensassimo che ci si potesse spostare verso un ambiente di tassi più bassi. Quindi semplicemente ETF che vanno a puntare su obbligazioni con una lunga scadenza. Poi comunque andremo a parlarne un po' meglio, a contestualizzare. Fatemi sapere la vostra nei commenti, se siete d'accordo con la mia teoria, la mia tesi, ok? Con la mia visione, oppure se siete completamente in disaccordo e andate a motivare per un confronto, ragazzi. Ripeto, qui nessuno ha la pretesa di conoscere il futuro o di avere la verità assoluta. A me sempre piace andarlo a ribadire, perché è molto importante, perché così va anche a smorzare i toni sui confronti e che diventano più costruttivi, perché c'è sempre qualcuno che ovviamente la pensa, e anche per fortuna direi io, in maniera totalmente diversa. Comunque, vi ho detto veramente tutto per quanto riguarda questo contenuto. Io, come sempre, vi saluto. Nel frattempo, vi auguro il meglio nella vita negli investimenti e lo sapete, vi do appuntamento a prestissimo. Ciao!